Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi dopo circa una settimana di utilizzo intenso vi proponiamo la recensione del Sony Xperia S, top di gamma della linea Xperia NXT e soprattutto primo smartphone dell'era Sony, in quanto Ericsson è stata acquisita dal colosso giapponese sul fine del 2011, quindi abbiamo un cambio di brand ma anche un cambio di design. Il design viene chiamato Iconic. È molto bello, presenta queste linee squadrate che lo rendono piuttosto particolare, ma soprattutto in stile Sony e meno stile Sony Ericsson. Prima di recensire il prodotto vero e proprio, volevo farvi vedere che per utilizzare Xperia S dovrete avere una micro SIM. Quindi, se siete interessati, dovrete appunto munirvi di micro SIM oppure tagliuzzare la vostra SIM normale. Guardiamo un pochino meglio dal punto di vista dell'estetica. Vediamo come sulla parte di sinistra abbiamo una porta micro USB coperta da uno sportellino. Dalla parte di destra invece abbiamo uno sportellino che copre un'uscita video micro HDMI. Abbiamo il bilanciere del volume molto comodo posizionato qui e abbiamo anche il pulsante per scattare fotografie. Sulla parte superiore abbiamo jack 3,5 per inserire le cuffie e pulsante accensione e spegnimento. La qualità del materiale è molto buona, è plastica fondamentalmente, però di ottima qualità. Il retro, nello specifico, presenta una superficie microporosa, antimacchia e antisporco, meglio si sporca, però comunque molto facile da levare via. Abbiamo anche una fotocamera da ben 12 megapixel, con sensore Exmor, quindi tecnologia Sony, LED flash e altoparlante. Ovviamente registra video anche a 1080p, quindi Full HD. Sulla parte frontale abbiamo invece una camera da 1,3 megapixel capace di registrare video a 720p e effettuare video chat. Ovviamente non manca il sensore di luminosità, di prossimità e LED di stato. L'altoparlante anteriore è appunto il marchio Sony. Cosa abbiamo nella parte inferiore? Abbiamo una bellissima barra trasparente che si illumina quando qualcuno ci chiama, oppure quando il device è sotto carico o quando magari stiamo accendendo il device stesso. Molto bello da vedere. Inoltre si nota anche la presenza di tre tasti di funzione back, home e menu, che però in realtà non sono da premere in prossimità della barra, ma in prossimità di questi piccoli puntini che vedete poco sopra. Sono molto sensibili, però ad essere sincero sono un pochino scomodi, o meglio non sono retroilluminati, quindi di notte sarà un pochino difficile beccarli. Sempre sotto faccio notare come è presente l'antenna. E la ricezione è veramente ottima, veramente eccezionale. Poi cosa abbiamo? Un bellissimo display da 4,3 pollici con risoluzione 1080x720 pixel, quindi HD Ready, con una densità di pixel per pollice pari a 342. Inoltre integra la tecnologia Mobile Bravia Engine di Sony, che enfatizza tantissimo la qualità in caso di foto e video. Io faccio vedere tipo un video demo per mostrare appunto l'eccezionale qualità. I bianchi dico subito che sono molto meglio rispetto ai Super AMOLED, nel senso sono molto più bianchi. I colori sono naturali, vivaci, sotto la luce del sole il tutto è molto ben leggibile, gli angoli visuali sono molto buoni e anche il nero, devo dire che pur non essendo Super AMOLED è piuttosto profondo. Comunque, come potete vedere, la resa è veramente ottima. Usciamo. Ovviamente diciamo cosa c'è sotto la scocca. Cosa c'è? C'è un Qualcomm Snapdragon S3, quindi processore Scorpion da 1,5 GHz dual core, molto veloce, molto prestante in ogni ambito, in ogni situazione, non rallenta praticamente mai. Abbiamo 1 GB di memoria RAM a bordo, ben 32 GB di memoria interna, non è espandibile, però tutto sommato abbiamo 32 GB di memoria, quindi basta e avanza. GPU Adreno 220, molto potente nell'accelerazione 3D, quindi giochi strafluidissimi. Abbiamo il chip NFC, quindi possibilità di sfruttarlo sempre per fare pagamenti online, ovviamente, scusa, no, pagamenti, sì, pagamenti, però qui in Italia ovviamente siamo un pochino arretrati. Comunque, l'NFC è sfruttabile anche con le smart tag e anche quando sarà aggiornata la Disk Sandwich con la funzionalità di Android Beam e tante altre che
verranno fuori di qui a qualche mese. Abbiamo detto Android e invece 2.3.7 Gingerbread, quindi non abbiamo Ice Cream Sandwich, però dovrebbe arrivare comunque tra fine maggio, inizio giugno, almeno così a Barcellona ci hanno detto al Mobile World Congress. Abbiamo l'interfaccia tipica di Sony, quella vista nella gamma Xperia 2011, quindi abbiamo sempre la possibilità di radunare tutte le schermate in una singola schermata, o meglio, scusate, tutti i widget in una singola schermata. Se noi sballottiamo un pochino il device, verranno sballottati anche i widget. Se noi tocchiamo su un widget, verremo reindirizzati nella schermata dove è presente quel widget. Il dock è personalizzabile, possiamo sia inserirci le applicazioni che più velocemente vogliamo richiamare, ma anche le cartelle, quindi molto bello. Inoltre, il menu delle applicazioni è un po' lo stesso appunto della gamma 2011, dove noi possiamo scorrere le applicazioni in maniera orizzontale, possiamo decidere anche un ordine diverso delle applicazioni, possiamo anche decidere di spostare manualmente queste applicazioni, l'ordine e cancellarle velocemente. Inoltre faccio notare come i servizi Sony sono tutti disinstallabili, anche quelli preinstallati, di base. Questo perché Sony non vuole risultare assolutamente invasiva. Poi faccio vedere un po' i widget. Abbiamo quelli relativi a Timescape, abbiamo quello relativo alle foto, ovviamente quelli presenti classici di Google, quindi Google Plus, Latitude, lettore multimediale, abbiamo quelli Music Unlimited, quindi servizi Sony e tanti altri. Abbiamo anche qualche orologio molto carino, vi faccio vedere. Fondamentalmente sono questi, questo è sempre il widget delle foto, vedete come si scorre in maniera molto carina. Abbiamo il widget del meteo, che adesso è molto carino, è animato. Questo qui dei feed, in pratica il widget che raduna tutti, diciamo, i social network, quindi tutti i messaggi dei vari social network, o meglio quelli di Timescape. Timescape in realtà è un aggregatore non soltanto dei social network, ma praticamente di tutto. Infatti possiamo sia integrarci Twitter, Facebook, ma in realtà anche tante altre cose. Ad esempio, vi faccio subito vedere, ricerca estensioni, potremo integrare le foto, Foursquare, Music Timescape, Gmail, Picasa, quindi tantissimi tipi di servizi visualizzabili completamente da quel widget, quindi fantastico. Poi abbiamo ovviamente il widget della musica, quella praticamente relativa a Video Unlimited, che è un servizio per acquistare film o affittarli, arrivare anche in HD. E ovviamente abbiamo anche il servizio Music Unlimited, che è praticamente la stessa cosa soltanto sulla musica, quindi possiamo acquistare la musica facendo un abbonamento a Music Unlimited, ai servizi Sony. Passiamo ad analizzare uno degli aspetti più importanti del device, che è sicuramente la fotocamera. Qui Sony ha fatto un bel lavoro, infatti dà la possibilità all'utente di settare tante opzioni. Ad esempio possiamo scegliere il riconoscimento automatico delle scene, che è molto molto efficiente. Possiamo fare scatti con la fotocamera anteriore, fare scatti panoramici a 180 gradi, sia normale sia con la modalità 3D sweep panorama, che fondamentalmente è un effetto 3D applicato a livello software, che però va comunque rivisto con TV abilitate alla visione stereoscopica. Inoltre vediamo com'è, è anche possibile settare il tipo di flash, anche la riduzione con gli occhi rossi. Poi la risoluzione, quindi abbiamo la possibilità di scattare fotografie in due formati, 4 terzi e 16 noni. In caso di 4 terzi sfruttiamo tutti i 12 megapixel del sensore, in caso di 16 noni massimo 9 megapixel. Però, ad essere sincero, io ho personalmente preferito fare più foto a 9 megapixel che a 12, proprio perché il formato 16 noni ad oggi è quello più utilizzato. Se pensiamo a TV, monitor, ma anche lo schermo stesso di Xperia S è a 16 noni, quindi quando andremo a rivedere le foto sicuramente saranno molto più impatto vederle a 16 noni, proprio perché sfrutteremo tutta l'ampiezza del display. Invece in caso di 4 terzi avremo le classiche bande nere verticali ai lati. Comunque poi come preferite voi, su questa è una cosa totalmente soggettiva.
Poi vedete come possiamo anche decidere il ricrescimento del sorriso, tre tipi, sorriso grande, medio e piccolo. Le foto vengono molto bene, soprattutto la messa a fuoco è molto molto rapida. Io vi faccio vedere un piccolo esempio, prendiamo ad esempio il nostro Angry Bird e facciamo, vedete come è stata messa a fuoco in maniera super rapida e la foto viene molto molto nitida. Ops. Passiamo alla modalità video. Qui anche possiamo vedere come è possibile settare alcune cose, siamo le scene, ad esempio possiamo settare la scena orizzontale, spiaggia e neve, festa, ritratto, modalità notte, sport, quindi in base alla situazione in cui vi trovate potete selezionare la scena ideale per poter filmare il video migliore possibile. Abbiamo la possibilità di ovviamente settare l'esposizione, fare video con praticamente l'illuminatore attivo, quindi la torcia, molto utile in caso di video notturni. La risoluzione massima è Full HD, però possiamo farla anche ad esempio HD Ready. Poi la modalità messa a fuoco, ci sono tre tipi, basata sul rilevamento dei volti, l'autofocus singolo o quello infinito. Quello infinito potrebbe esservi utile quando dovrete fare dei video che ritraggono, diciamo, panorami magari un pochino distanti. Poi ovviamente c'è uno stabilizzatore di immagini che previene un po' l'effetto tremolio, quindi stabilizza un po' appunto il video. Il bilanciamento del bianco è un po' il classico che troviamo su tutti i device e insomma questi erano un po' i settaggi che è possibile, diciamo, selezionare su questa applicazione fotocamera. Comunque vediamo proprio un po' le foto, anche se comunque ho personalmente pubblicato già il focus su tutte le foto, quindi se volete proprio vedere per bene le foto vi consiglio appunto di guardare il focus apposito. Comunque vedete come le macro vengono rese molto molto bene e inoltre faccio notare come appunto il formato 16 noni rende più giustizia allo schermo molto bello di Xperia S. Faccio vedere anche un'altra macro, ad esempio questa, veramente bellissima, questa è 4 terzi, vedete come sono le due bande verticali un pochino antipatiche ai lati, però la qualità c'è, vedete, veramente ottima. E questa è la versione un po' a 16 noni. Le macro vengono veramente molto bene, infatti il soggetto è molto nitido e poi tende un pochino a sfocare il contorno proprio per mettere a risalto il soggetto in primo piano, quindi veramente vengono molto molto bene. I video anche molto buoni, ne vediamo ad esempio uno, ad esempio questo. Quindi vedete come i video vengono molto bene. Poi altra cosa che mi ha positivamente impressionato è sicuramente la qualità dell'audio. Infatti ascoltare musica è molto piacevole. Questo è il lettore musicale che praticamente è personalizzato da Sony, è molto bello a livello di grafica. Se noi piace una canzone possiamo cliccare sull'album, dire se ci piace, verrà subito pubblicata sulla nostra pagina Facebook. Comunque la qualità, vedete, è molto molto buona, adesso diciamo la ascolteremo. Quindi la qualità veramente molto buono, l'audio è molto pulito, il suono è molto caldo, il volume è pure abbastanza alto e poi personalmente ho provato proprio ad utilizzare gli auricolari in dotazione, devo dire che la qualità è veramente favolosa. Certo non siamo ai livelli di Beats Audio, però è molto molto buona. Su questa cosa vi do un'ulteriore informazione che poi riguarda più l'autonomia del device. In pratica la batteria di 1500 mAh mi ha fatto veramente un'ottima impressione, nel senso che si arriva tranquillamente a sera. Addirittura un giorno ho provato proprio addirittura a ascoltare la musica per qualcosa come 3 ore e mezzo di continuo, perché ero comunque in viaggio, e ho notato che proprio il consumo della batteria è veramente poca. Devo dire che durante l'ascolto musicale
per 3 ore e mezzo di ascolto, diciamo, avrà consumato qualcosa come 15-16%, quindi veramente basso. Quindi molto buono dal punto di vista della batteria. Inoltre dico subito anche che io sto comunque testando questo device con l'ultimo firmware, quindi l'ultimo uscito, che doveva appunto migliorare tra le cose anche l'autonomia stessa, quindi penso di poter dare un informazioni un pochino più aggiornate. Passiamo adesso alla navigazione web, altro aspetto importantissimo per un device Android, e qui la parte delle home la fa sicuramente il display con risoluzione 1080x720 pixel. Questo perché di norma i siti web vengono realizzati con una risoluzione molto simile, quindi il display di Xperia S ci permette di godere al massimo dell'esperienza appunto web. Infatti, la leggibilità è a dir poco eccezionale, non serve nemmeno zoomare perché comunque i caratteri sono leggibilissimi. Ovviamente con lo zoom si vedrà ancora meglio, però non è assolutamente necessario e sicuramente non affatica la vostra vista. La resa è veramente ottima. Poi la fluidità anche, devo dire che è piuttosto fluido. Anche le gesture tipo pinch to zoom sono fluidi, non ci sono, diciamo, scatti. Ovviamente siamo in presenza anche di contenuti in Flash 11, infatti vi faccio vedere ad esempio un video. Vediamo un po', ad esempio questo. Andiamo sul focus delle foto, caricamento molto veloce, perché, anche perché siamo comunque in presenza di rete wifi. Facciamo partire il video. Un attimino di pazienza. Vedete come il flash viene gestito tranquillamente. Inoltre possiamo anche fare scrolling, il video non si bloccherà, continuerà tranquillamente a essere eseguito. Torniamo alla home e faccio vedere anche un'altra cosa, ovvero il Corriere dello Sport, come viene renderizzato, come è bello fluido. Lo dico perché io molto spesso prendo il Corriere dello Sport come una sorta di banco di prova, perché è veramente molto molto pesante, ha tanti contenuti in flash e di vario genere, e molto spesso i device scattano, comunque non riescono a essere piuttosto fluidi, anche device di simile potenza se non superiore. Invece Xperia S, devo dire la verità, riesce a essere piuttosto fluido. Vedete come lo scrolling rimane molto buono, adesso sta ancora un po' caricando, facciamolo finire. Comunque vedete come la fluidità c'è, molti altri device non riescono ad avere una simile fluidità, e anche, diciamo, il pinch to zoom molto spesso altri device, diciamo, presentano scattini almeno inizialmente, invece Xperia S, vedete come risulta tutto molto fluido. E anche qui, ripeto, abbiamo il Flash 11 attivo. Quindi navigazione web sicuramente da promuovere. Inoltre bisogna anche considerare che con l'aggiornamento dell'Ice Cream Sandwich non potrà che migliorare ulteriormente. Infatti lì avremo l'accelerazione della GPU Adreno 220, che accelererà l'interfaccia, ma anche proprio applicazioni come la navigazione web, quindi il browser, perché avremo un nuovo browser web molto più ottimizzato, quindi Xperia S non potrà che migliorare ulteriormente. Poi volevo far vedere un po' la tastiera virtuale, che devo dire è molto molto comoda. Abbiamo sia quella verticale sia orizzontale, è comodissima, devo dire è una delle più veloci che ci sono. Io mi sono trovato veramente molto bene. Inoltre abbiamo anche la swipe, infatti vedete come possiamo tranquillamente, ups, adesso non so perché ha beccato coraggio, io ho scritto ciao, però vabbè, non sono bravo praticamente io, però volendo possiamo scrivere anche con la tastiera swipe. È molto molto comoda, veloce. Forse l'unica pecca che posso dire di questa tastiera è la mancanza del tasto microfono, quindi non potremo dettare gli SMS, anche se poi io personalmente non è che lo ritengo una grande pecca. Io personalmente non scrivo mai messaggi vocalmente, quindi poco male. Poi altra cosa che volevo far vedere un po' le applicazioni che ci sono, ad esempio
abbiamo detto i servizi Music Unlimited, Video Unlimited, ma abbiamo anche Wise Pilot, che è una sorta di navigatore GPS. Poi Track ID praticamente è come Shazam, quindi praticamente capisce la musica che sta suonando. Quando stiamo ascoltando una musica, siamo in un concerto, siamo in qualsiasi luogo, riesce a captare l'artista e la traccia musicale. Abbiamo il cronometro, abbiamo NeoReader, che è una sorta di barcode scanner. Abbiamo la radio FM, quindi Office Suite, che è una buonissima suite per visualizzare e modificare i documenti Office. Inoltre devo dire anche un'altra cosa, ossia che questo device è PlayStation Certified, ossia ha la certificazione PlayStation, quindi potrete andare anche al PlayStation Store e acquistare diversi giochi per la PlayStation 1. Praticamente di recente sono stati inseriti, ad esempio, giochi quali Tekken, quindi molto belli, al costo di qualcosa come 3 euro. Poi, volevo far vedere, già che ci siamo, proprio i giochi. Un gioco che ho personalmente acquistato ed è Virtua Tennis. Proviamo a giocare un po', ovviamente non sono bravissimo ancora. Ce l'ho fatta. Vedete com'è? La grafica è molto bella, il display enfatizza tantissimo, diciamo, i giochi con bella grafica, un bel motore grafico come questo Virtua Tennis. E poi i controlli rispondono perfettamente, perché comunque il touchscreen è molto molto sensibile. Vabbè, praticamente sono un po' una schiaffa a giocare. Poi comunque dovete considerare che giocare e filmare con una videocamera davanti non è proprio il massimo. Comunque vedete come appunto questo XPS è veramente molto molto buono in tutti gli ambiti. Quindi arrivando un po' alle conclusioni, possiamo dire che questo Sony XPS è un prodotto che ci è piaciuto molto, in quanto risulta essere molto completo. Ha un hardware di fascia alta, veloce in ogni ambito, con una forte componente multimediale. Infatti ha una fotocamera che dovrebbe far felici un po' tutti quelli che molto spesso utilizzano il proprio smartphone per scattare foto. Ha un display a dir poco favoloso, che dà il meglio di sé proprio nell'enfatizzare le foto scattate o i video ad alta definizione o, come abbiamo visto, la navigazione web. Per il resto è veramente molto completo, perché non gli manca assolutamente niente. Ha il chip NFC, ha un'uscita video con cui possiamo sfruttare il device, quindi mostrando a schermo su una TV ad alta definizione ciò che vediamo su smartphone. Quindi anche giocare magari sulla TV sfruttando XPS con un controller. L'unica, diciamo, vero limite, possiamo dire, di questo device attualmente, a mio avviso, è Gingerbread, che ne limita un po' le potenzialità. Infatti, sicuramente quando arriverà l'aggiornamento dell'Ice Cream Sandwich, speriamo molto presto, questo device, a mio avviso, spiccherà il volo, metterà definitivamente le ali, perché l'hardware verrà gestito molto meglio, la velocità, che anche se è buona, verrà aumentata drasticamente, soprattutto in navigazione web, sicuramente subirà un netto miglioramento a livello di velocità, e quindi non potrà appunto che garantire un'esperienza Android ancora migliore di adesso. Inoltre il prezzo di 499 € ufficiale è assolutamente onesto, e se vogliamo dirla tutta, non è manco tanto difficile trovarlo su internet sui 430 €, quindi un device veramente che noi consigliamo. Se poi vi piace l'estetica, cercate qualcosa di molto forte dal punto di vista multimediale, questo Sony Xperia S potrebbe essere il device che per voi, ecco. Quindi niente, questo era tutto. Se avete delle domande potete tranquillamente farlo attraverso il nostro sito sul canale YouTube, dove
preferite e niente, vi rimando alla prossima. Un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao ciao!